Rieccoci, ed è già un piacere essere qua a presentare gara 5, perché significa che siamo stati straordinari, due partite casalinghe perfette e si va 0-0 pari al centro a Scafati a giocarci quello che sarebbe un upset clamoroso e un passaggio del turno speciale. Andiamo a gara 5 consapevoli che il fattore campo è stata, diciamo, la cartina di tornasole di questa serie e si è fatto valere per quattro partite, quindi andiamo a giocarci una partita con una chiara favorita che è la Givova Scafati, ma con tutta la leggerezza del mondo, ma soprattutto tutta la consapevolezza di aver fatto quattro partite toste e di poter dire la nostra in quella che è una finale per il passaggio del turno. Servirà una continuità diversa di rendimento rispetto alle prime due partite giocate a Scafati, dovremo essere sempre tutti sul pezzo e soprattutto dovremo saper arginare meglio quella fisicità e quell'impatto sotto i tabelloni che in casa nelle prime due partite ha, diciamo, fatto sì che la Givova avesse lo sprint finale e controllasse i tabelloni e vincesse la lotta a rimbalzo. Punto chiave di quella che sarà gara 5. Due vittorie a rimbalzo per loro in gara 1 e 2, due vittorie a referto, due vittorie a rimbalzo per noi in gara 3 e 4, due vittorie a referto per noi. Quindi tanto si giocherà lì, tanto si giocherà nel pitturato, tanto si giocherà con i nervi e con la testa e i nostri sono distesi e super carichi, sapendo anche che un pullman di tifosi è stato riempito e ci seguirà e questo ci rende orgogliosi e ci dà ancora tanta adrenalina e tanta carica per provare a fare un'impresa e regalare un'altra fetta di post season a Ferrara.